gente del tubo, ben ritornati su Tomb Raider. Non vedo l'ora di finirlo, è da un po' che non ci gioco, che non faccio video, però vabbè, insomma. Ormai l'avete capito che per me non è un contratto. Lo si fa solo quando lo dirò io. In poche parole. Vabbè. Sto caricamento lento. No, niente, più che altro perché volevo finirlo, così poi eventualmente posso concentrarmi meglio su Alice ed eventualmente su qualcos'altro. Anche se non lo so di preciso, non vedo una massa. Grazie, molto gentile. Nebbia? Cos'è? Da dove sto arrivando? Sono andata nella tomba. Ok. Dunque. Oh, ciao omone. Fammi indovinare, devo andare là dove c'è quella lucetta. Opa. Così in questa maniera ostentata. Non c'è un cazzo di niente. Mamma mia. Che versi fai? È venuto giù. Proprio giù è venuto. Now, ladies and gentlemen. Ma tutto sto traffico. Oh, issa. Bene, entra nella base scientifica. Spavando. Ma sì, ho sbagliato tasto. Smettila di fare la mongola. Ma allora sono granate. Dunque, dove io mi devo aggrappare? Ole. Exactamente. Velocità, rapidità. Perfetto, molto molto bene. Molto molto bene. Perché devo andare qui? Allora, ci sta un diarietto. Quest'isola di Whitman. Quello stronzo che per caso si vede che mi sta sul cazzo fino a un po'. Qui abbiamo il tesoro di PS. Qui rischiamo di cadere brutalmente. Ok. Oh, insomma.
sempre queste scalette qua a mongole così. Col pericolo di cadere. Questo tubo reggerà? Ce la posso fare. Abbi fede. Abbi fede. Abbi fede. Oh mio Dio. Mamma mia. È caduto. Dove devo andare io? E perché vuoi farmi andare qui sopra? Non ci sta niente qui. Che figata! Mamma mia! Mi stanno sudando le mani tantissimo! Soffro anche di vertigini, farmi fare queste cose. Ok. Attenzione. Attenzione. Dai, veloce, prima che si ribalta tutto. Staccati lì. Oh mio Dio. Oh mio Dio, per fortuna c'era la scaletta. Che spavento. Tia, smettila tu. Siamo a posto. C'ho anche la modifica disponibile e non ho un accampamento in cui andare. Mannaggia voi. Ok. Grazie al caso. Ma allora. Olla. Sulla brava. Questo è molto molto buono. Oh mio Dio.
alzo non sei nemmeno caduta. Così oh, cosa hanno visto i miei occhi? Come faccio ad andare lì? Sempre di qua. Non ne sono molto convinta, però vabbè. Dunque. Si è messa, fa la strafottente la figa, lei. C'è qualcun altro? Che figata. Ok. Dunque, diario. Ok, qua si va giù. Compound. Dunque, sì. Ok, quindi questo, perfetto, benissimo. Dai, andiamo avanti, se no qua geroglifici. Cos'è stato? Ma che schifo! Che spocciolo! La tomba deve trovarsi in profondità.
Ok, allora io sono a livello 2 in this moment. Devo passare di là. Ok, perfetto. Dunque, aziona qua che vediamo cosa combiniamo. L'ascensore è bloccato. Minchia. Pianino.
proviamo a tornare un attimo giù a livello 3. Assegniamo. Bene, mi rimangono due. Torno su. Dove ti incricchi? Devo forzare gli altri meccanismi. Sì, lo so. Oh mio Dio, l'ansia. Allora, guarda dove c'era la scaletta. È una scaletta, poi no. Ah, ma posso fare un bel saltino. Ok. E questo. Bene. Su, forza. Ok. Ancora uno in montacarichi sistemato. Mi sa però che devo riportarlo su. Mi manca proprio quello lì, che infatti è lì. Devo usare le maniere forti. Quindi devo salire, farlo ritornare su e poi capire come cazzo fare. Pensavo di passarci prima di essere stritolata, in realtà no, non è proprio così. Come faccio a salire lì? Devo usare le maniere forti. Mannaggia. Opa. Lento.
adesso però. Che c'è sempre bisogno. Oppalala. Ok, ci sarà un punto in cui ci si può fermare tranquilli qua, prima o poi. What the fuck? Bene, ci siamo. Siamo dove? Quanta roba c'è da fare qui? Ma sì, andiamo nel cuocegume, tanto che ci frega. Cuocego più, cuocego meno. Perché ho paura di andar lì? Oh mio Dio, cosa stai facendo? Questi sono guerrieri. Erano nella tomba di Inigo. La proteggevano. Da cosa hai dedotto tutto ciò? Questo sei tu. Non mi piace per niente sta cosa. Eri una sorta di generale. Ti sei ucciso con il seppuku. Eh? Perché? Cosa te ne fai tu? Oh, splendida. Cosa te ne fai di mettere al suo posto? Te pareva te. Ma che cazzo. Dai, dimmi che adesso lo sai anche lei. Ho deluso la mia regina, il rito è fallito. La sacerdotessa si è tolta la vita sapendo che l'unica via di scampo era la morte. E la prima e ultima regina resta un'anima sospesa in un corpo deperito. La sua ira ha scatenato le tempeste e infurierà finché l'anima resterà su questa terra. Il guardia tonante ha giurato di proteggerla e lo farà. Io no. Io mi suicido. Perché non ne posso più. L'anima non mi pagano. In un cadavere. È questo a provocare le tempeste. Per fermare le tempeste dobbiamo distruggere il cadavere nella sala sacra. Mm-hmm. Ma il bello sarà convincere gli altri. Do
dove te la sei rimessa quella cosa piegata tipo pietra? Dove vado? No! Oh mio Dio! Ok. Aia. Occhio, scoppia tutto. Ecco. Ma dai, non ti incastrare, Lara. Muoviti, figa. Adesso raccogli. Sono scioccata, non lo so, così, sta gente, che palle. Il cunicolo di un'amica, in Mona, scusate, mi è proprio scappato così. Devi aiutarci. Merda, no, devo tornare. E chi aiuta me? Smorfa qua, che ti veda. Thank you.
imbarazzo spazzatissimo per saltare dove? Attenzione, sono sul molo! Arrivo, eh? Abbiate fede. Questa scialuppa è mia, figli di puttana. Venisse un colpo se ve la lascio. Jonah, aiuto! Dove sei? Cazzo. Sto arrivando. Arrivo. Arrivando. Mi pare tutto il divertimento. Reyes, sei ferita. Leggermente contusa. Grazie. Sul serio, pensavo fosse finita. Non ne vedo altri. Che è successo? Durante l'attacco Whitman è sparito insieme a Sam. Ma zio Bischero, sto cazzo di Whitman. Dovevamo ascoltarti. Che stupida sono stata. Adesso che si fa? Beh, è importante che te lo dici da sola. Chiamiamo soccorsi. Stessa cosa che hanno pensato loro. Su Whitman avevi ragione. Hai visto le tempeste? Abbattono chiunque si avvicini. Dai Lara, fatti valere. Gli scienziati giunti qui durante la Seconda Guerra Mondiale pensavano che le tempeste venissero controllate da una sala sacra vicino al monastero. Anch'io non ci capisco molto, ma Sam ha un ruolo chiave in tutto questo. Se partiamo senza capire perché, moriremo tutti. Come i piloti. Come Ro. Reyes. Secondo me dovremmo fare come dice Lara. Oh, bravo Moni. Tornare alla loro fortezza sarebbe un suicidio. Non la porteranno. Guarda com'è piegata quella la carta. La porteranno in questa sala sacra. Noi ci avvicineremo passando per questa gola. Ascolta, so che vuoi tornare a casa da tua figlia. Lo so, ma qui non è ancora finita. Non ti chiedo di credermi, Reyes, ma solo di fidarti. Ok, allora prendiamo il largo. Esatto, brava. Non sono ancora pronta a partire. Bene, accampamento. C'ho anche il punto abilità, cioè guardiamone. Ok, fatto, abbiamo anche un po' di attrezzatura. Ehi, mamma. Direi che è più che sufficiente, è successo di tutto e di più. Perciò, ciao gente, alla prossima!